studio Burlando Bruno De Fraia. Elena, buongiorno. Buongiorno Michela. Allora, abbiamo già parlato di un argomento dell'ape nelle prime puntate, ma so che ci sono delle novità. Sì, ci sono. Qualcosa? Sì, ci sono delle novità. L'INPS il 13 di febbraio del 2018 ha emanato una circolare che dà le istruzioni di come si richiede l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica e dà la possibilità anche di fare una simulazione online della futura pensione. L'INPS ha registrato nei primi giorni 65.000 simulazioni. Ok, quali sono i requisiti richiesti per accedere all'APE volontaria? Sì, allora, il lavoratore deve aver compiuto 63 anni, deve aver lavorato e quindi versato 20 anni di contributi. Okay. E i lavoratori interessati sono i lavoratori nati tra il 1954 e il 1956. Okay. E poi devono avere una distanza alla pensione non superiore a 3 anni e 7 mesi e non inferiore a 6 mesi. E cosa deve fare? Come deve attivarsi il potenziale apista? Perché si chiamano così. Sì, sì, sì. Allora, il potenziale apista deve avere intanto il PIN che viene rilasciato dall'INPS. Quindi deve collegarsi sul sito dell'INPS e inserire il codice fiscale e automaticamente deve indicare anche l'importo lordo della pensione. Okay. Questo importo viene estrapolato cliccando da parte del lavoratore in una sezione apposta. Chiamata la mia pensione. E quindi a questo punto, una volta che ha inserito questi dati, il lavoratore saprà quanto sarà la rata mensile. Certo. E la durata. Okay. E la durata del finanziamento. Okay. Da parte dell'INPS invece quanto tempo ci vuole per avere l'esito? Allora, l'INPS si prende 60 giorni di tempo per esaminare la domanda e dare un suo esito. E l'esito poi verrà comunicato al futuro apista tramite la posta elettronica. L'apista invece quando saprà l'importo minimo e l'importo massimo della quota mensile dell'APE che dovrà restituire? Sì, sì, sì. Allora, diciamo che nella certificazione del diritto che l'apista riceverà da parte dell'INPS verrà indicato l'importo massimo e minimo della quota mensile che dovrà restituire e la durata del finanziamento. La prima data utile di presentazione della domanda è fino a quando si può presentare la domanda? Sì, allora le domande si possono presentare dal 13 di febbraio 2018 sino al 31 dicembre del 2019. Noi in questo periodo abbiamo affiancato le persone a collegarsi sul sito dell'INPS, abbiamo aiutati nella simulazione nel calcolare la pensione lorda, quindi lo studio questa procedura la fa. Ripetiamo un attimo a chi è rivolta gli anni in cui devono essere nate le persone. Sì, allora è rivolta i lavoratori che sono nati tra il maggio del 54 okay. e il luglio del 1956.